Oggi per Informarezzo TV ci troviamo con Francesco e ci troviamo per un motivo molto particolare qui. Infatti abbiamo visto girare nella rete su YouTube i suoi video nei quali lui racconta un po' la sua storia, una storia drammatica, terribile, che non mi viene da dire assolutamente un episodio di mala sanità. Io vi saluto, sono Francesco. Francesco è entrato nel 2007 per la prima volta in un pronto soccorso per una scheggia nell'occhio e adesso a fare la chemio. In breve, cerca di raccontare un po' questo percorso che ti ha portato così come sei adesso, insomma. Sì, nel 2007 praticamente entro in ospedale a seguito di una scheggettina in un occhio e i primi soccorsi sono da parte dei primi infermieri al pronto soccorso che provano con delle pinzettine a togliere quello che per loro era una scheggia, invece era un piccolo neo che era nella parte alta dell'occhio. La scheggettina invece si trovava nella parte bassa dell'occhio. Loro provano e riprovano, alla fine mi dicono che serviva l'oculista, io attendo fino alle 6 della sera. L'oculista arriva, in 5 secondi toglie la scheggia e dice: ma quest'occhio lo vedo infiammato. E io gli dico: ma loro, gli infermieri giù, mi hanno fruzzicato tutto quassù, dove avevo un piccolo puntino. E loro dicono: questo è un neo, non è un puntino, è un nevo che cresce negli occhi. E io dico: va bene. E però l'occhio era molto più infiammato di quando ero entrato qui. Certo. Mi manda a casa l'oculista, mi dice: ma papà, velocemente di farmelo rivedere. Quindi dal 2007 al 2010 io verrò controllato regolarmente ogni 5-6 mesi per controllare questa espansione dell'occhio. Che ci però sono. Ti dicevano che andava tutto a posto. Addirittura si sono proposti di farmi una cartellonistica che avrebbero portato a dei congressi, e questo è importante perché poi questa cartellonistica è sparita. Quindi come soggetto di studio addirittura, quindi io dico: madonna, può essere anche importante, no? Certo, una ricerca. A livello delle ricerche, delle cose. Poi mi dicono che è una cosa regolare, che questi nei esistono, quindi eri tranquillo. Piano piano questo neo però che succede? Inizia a ingrandirsi. Nel 2007 però mi viene proposto dalla dermatologia di fare una biopsia per controllare, loro dicono, che non fossero cellule, certo, cellule negative, no? E va bene, facciamo questa biopsia. L'oculista però dice: io, ragazzi, non la farei. Se prelievo soltanto piccole porzioni. Assolutamente mi voglio tagliare tanto, meno insomma, possibile. Quindi mi fa questa micro operazione, mandano gli elementi a analizzare e risulta che è difficile analizzare perché sono talmente piccoli. Vabbè, comunque andiamo avanti con gli anni, il neo inizia a espandersi, mi passa praticamente tutto qua, tutto nero, e la trasformazione è inevitabilmente vera, perché era un puntino. Tutti i parenti che ho intorno possono confermare che ho avuto un occhio completamente nero perché passa da. Poi a un certo punto sei andato in Svizzera. Sì, ma prima di andare in Svizzera è successo questo, che mi hanno fatto una biopsia in un ambulatorio con delle piccole forbicette, così hanno tagliato un pezzo e l'hanno mandato a analizzare, capito? Il brutto è proprio lì. E la Svizzera è venuta dopo, perché loro, che è successo? A quel punto, quando hanno visto che era un melanoma, erano tre tipi di melanoma diversi, loro che hanno fatto? Si sono messi le mani nei capelli e mi hanno detto: vai a Firenze. A Firenze mi hanno detto: qui ti tocca toglierti mezza faccia. E ho detto: come è possibile mezza faccia? Solo questa operazione è possibile. E loro mi hanno detto: solo questa è possibile. Al che un amico mio mi ha chiamato, mi ha detto: guarda, c'è tre posti, la Francia, la Svizzera o Milano, dovevo andare. E io ho detto: la Svizzera, chi c'è? Zografos. E questo qui è un matto,
perché questo è 13 anni che opera su queste cose. E è 13 anni che loro non fanno biopsie negli occhi. Perché sono 13 anni pericolosi. Sono pericolosissime. Perché l'occhio, mi ha spiegato questo professore, è liquido, dentro l'occhio è liquido. Quindi se vai a toccare una cosa dentro l'occhio, esplode. Loro non mi hanno fatto una biopsia, me ne hanno fatte due. E di lì è esploso tutto. E da lì è esploso tutto. Capito qual è il problema? E quindi in Svizzera ti hanno proprio detto, insomma, ma in Italia che fanno? Ma che fanno? Già riguardando le foto del 2008-2009, dicevano, ma che sono matti a tracciare una cosa del genere così? E lì, fortunatamente, se guardate ragazzi, comunque sia, l'occhio è pulitissimo. Ora il problema dov'è? C'ho metastasi sparse in tutta la testa, metastasi ai polmoni, metastasi a... scusate ma non mi viene nemmeno il nome, metastasi alle ossa. Che cazzo devo fare? Scusate. Quindi sei in chemio adesso. E ora che è successo? Loro che hanno fatto? Mi hanno detto, ti fai una bella radio, ti fai una bella chemio, ti fai... Io l'ho provate queste cose ragazzi, mi hanno devastato, mi hanno lasciato un seggio alla rotella. Non ho più l'uso delle gambe. Io non so se riprenderò. Io ce la metto tutta. Però qui, ragazzi, a me la storia non mi piace. A me mi sembra mala sanità. Io non so voi cosa ne pensate. Vabbè, Francesco, grazie. Questo, poi, grazie. Ragazzi, è detta in poche parole, perché ci sarebbe da parlare tantissimo di una cosa del genere. Capisco che dopo sarebbe... Senti, un ma problema. Tu hai denunciato la ASL, quindi... Io sono, ora sono un avvocato e cerco di far valere i miei diritti, perché sinceramente non mi sembra un percorso buono questo. No. Vabbè, grazie. Ragazzi, salutiamo tutti. Io vi saluto e vi ringrazio.